Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Nives e qui c'è Fabio con me. Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio. Esatto, buon pomeriggio, è domenica, noi siamo in diretta e apriamo oggi questo ciclo di incontri dedicati ai Tu che Drago Sei. Quindi questo è il primo, vi diamo di nuovo ufficialmente il benvenuto, vi ricordiamo che potete contattarci tramite messaggio, quindi anche commento sotto questa diretta, saremo più che felici di rispondervi. Allora, oggi partiamo così facendo una piccola introduzione, no, su E tu che drago sei, che è una domanda e allo stesso tempo un titolo che sicuramente avrete letto e sentito più volte sulle nostre pagine perché lo citiamo spesso, no? È una parte molto importante del nostro lavoro. Quindi qualcuno sicuramente sa di che cosa si tratta, qualcuno magari ha anche avuto la possibilità di partecipare, ma qualcuno magari giustamente non lo sa perché è nuovo sulle nostre piattaforme e non hai idea di che cosa sia. Quindi siamo qui per questo, per spiegarvi di cosa si tratta, qual è l'importanza di questo lavoro. Prima di tutto partiamo dal nome, E tu che drago sei, che è lo stesso dalle origini, quindi dal 2014, quando è cominciato questo progetto, in forme diverse, perché ogni anno ci sono state magari delle modifiche, sono stati fatti dei cambiamenti, quindi è cambiato, non è sempre stato lo stesso, ma l'intento invece sì, quindi al di là della forma che è stata modificata in corso d'opera, l'idea di base e l'obiettivo da raggiungere è sempre stato lo stesso. Allora adesso io vi darò così sorvoliamo insieme un po' quelle che sono le tre parti fondamentali, importanti di E tu che drago sei e poi lascerò la parola a Fabio perché così entrerà più nello specifico quanto riguarda la prima parte, che è quella che tratteremo oggi. Allora, una parte, la prima, molto importante, è quella della relazione, connessione che si instaura in un periodo molto particolare, che è quello dell'adolescenza. Lascerò dire e spiegare a Fabio, però vi accenno soltanto cose che sicuramente sapete, no? L'adolescenza è un periodo di passaggio, di trasformazione, di cambiamento e quindi non è facile da affrontare sia per i figli sia per i genitori. Quindi è un momento di equilibrio, se vogliamo, precario, no? In cui basta un soffio di vento per rendere questo equilibrio poco stabile. Quindi una parte fondamentale appunto è questa relazione, quindi instaurare una relazione, fornire degli strumenti per far sì che questa re relazione sia efficace, perché la connessione non sia instabile, no? Questa è la prima. La seconda invece è la parte che riguarda il sistema di studio, quindi su questo dedicheremo un approfondimento la settimana prossima. Comunque, sistema di studio tutto tondo, no? Quindi un modo di imparare diverso, no? Un modo di apprendere per cambiare, quindi apprendere che ci cambia, imparare ci cambia ogni secondo, no? Questa è una cosa importantissima per noi che ci teniamo sempre a ribadire. La terza parte, ma non meno importante, è quella dello sviluppo personale, invece, che riguarda tantissime altre sottoparti, se vogliamo chiamarle così, no? Quindi cittadinanza attiva, vita online, natura, creatività, quindi sviluppo personale veramente anche qui a tutto tondo, quindi tutte quelle attività che concorrono al nostro sviluppo, al nostro cambiamento come persone e anche qui ci ricolleghiamo all'apprendimento, quindi tante cose che noi impariamo con l'esperienza diretta, attività guidate, giochi, tutto all'insegna dello stare bene, del divertimento, dello stare bene insieme, sperimentare e sperimentarsi, quindi mettersi in gioco, ma anche scoprire qualcosa di nuovo su di sé che magari non sapevamo che c'era, oppure che cominciamo a coltivare, diventa una parte fondamentale, no? Allora, queste sono le tre parti importanti. Adesso io lascio subito la parola a Fabio, che così entra nel vivo della prima, che è relazione trattino adolescenza. Un titolo molto facile quanto complesso, Fabio, a te è l'onore. Benissimo, grazie. Allora, sì, la parte importante, davvero, credo anche molto, che dà carattere al master, no? A questa experience camp, abbiamo deciso di chiamarlo da adesso in poi, no? E tu che drago sei, insieme a Sei forte papà, che sarà poi il seguito dove andremo. Poi così in altri un paio di incontri a parlare anche di quest'altra esperienza estiva, credo che sia importante, e visto che ci stiamo rivolgendo ai genitori in questo momento, perché non credo che ci siano
tantissimi adolescenti che stanno ad ascoltare una diretta su E tu che drago sei, credo che sia una parte importante da parte che mettiamo in atto durante tutta la settimana di esperienze di E tu che drago sei, per aiutare i ragazzi a comprendere cosa gli sta succedendo, no? Facendogli vivere tutto un insieme di situazioni, un insieme di esperienze che gli permettono di capire che questa loro fase di passaggio è una fase importante, è una fase che va compresa, anche loro compresa naturalmente da adolescenti, e che gli permette in tutti i casi di crescere, quindi di aiutarsi poi quando fanno rientro, da partire da subito nella relazione con i genitori, nella relazione tra pari, ma anche nella relazione poi a scuola, magari quando sono in classe con gli insegnanti, con l'adulto, quindi capire che la loro età, il loro passaggio di età è importante e va compreso. E come faremo a far sì che questi ragazzi lo comprendano? Glielo faremo vivere, ad esempio il rapporto con le regole, il rapporto con le simulazioni con gli adulti che sono che fanno parte dell'equipe di lavoro di questa esperienza di E tu che drago sei. Quindi facendogli vivere cose dal vivo e soprattutto farli ragionare su quello che fanno normalmente, facendogli provare e vedere quali possono essere i risultati che ottengono quando mettono in atto altre loro risorse, loro capacità per magari andare a lavorare su quello che è la relazione. Ma la cosa più importante, credo, per loro è sicuramente il viverlo e apprendere direttamente, perché sono in gruppo, sono insieme, vivono esperienze dal vivo e quindi è un'esperienza formativa molto importante. Ma un'altra cosa che mettiamo in atto attraverso appunto questa esperienza è una collaborazione con i genitori, ed è per questo che ci stiamo rivolgendo ai genitori direttamente, perché sappiamo quanto è, per esperienza, per quello che mi riguarda, adesso la Nives è molto più giovane, quindi non ha ancora la fortuna di avere degli adolescenti, ma spero che poi li avrai. Quindi come genitore, che cosa possiamo, cosa ne traiamo noi come genitori? Quali strumenti, quali possibilità di relazionarci con i nostri figli adolescenti che, come dicevi giustamente prima tu, cambiano come cambia il vento, no? C'è un giorno che sono assolutamente introversi, non vogliono parlare con nessuno, si chiudono in silenzi, e altri giorni si chiudono nella stanza perché sono con YouTube, sono ore e ore e ore di fanno cose, si sperimentano, ma fanno fatica ad entrare in relazione con i genitori. Altre volte hanno degli attacchi di ritorno all'infanzia, quindi sono giocherelloni e poi passa il momento in cui non lo sono più. Insomma, hanno veramente questi sbalzi, no, ormonali, questi sbalzi di situazioni che sono, magari mettono in difficoltà i genitori, anche perché naturalmente dobbiamo sempre considerare che i genitori, ma come qualsiasi altra persona adulta, ha anche tutto il resto della propria vita, no? Quindi il lavoro, le situazioni, momenti di difficoltà, momenti anche che si vuole dedicare per prendere fiato, no? Per poter respirare, rilassarsi un attimo, magari come coppia condividere anche momenti diciamo così di intimità nella coppia, per pur sempre mantenendo un contatto vigile e costante, sia come relazione, ma anche proprio sotto il punto di vista educativo nei confronti dei propri figli. Quindi quello che è il nostro intento è quello di far vivere situazioni importanti ai propri figli, perché si rendano conto, diventino consapevoli di qual è lo sforzo che fa il genitore, no? Tutti i giorni. Diciamo cose banali, faccio degli esempi banali, ma lo stesso lavare, stirare, tenere in ordine la casa, no? Quindi pensare a pulire, a fare tutte queste cose che possono sembrare
delle banalità, ma in realtà poi durante tutto l'anno diventano pesanti. La stessa preoccupazione che può succedere perché magari ci sono degli anziani in casa, oppure non sono in casa, ma comunque i genitori sono impegnati per l'assistenza, ci sono i nonni che... situazioni come abbiamo vissuto fino a poco tempo fa, quando ci siamo trovati tutti insieme, chiusi in casa, e come è andata. Quindi magari ha fatto evolvere anche questa situazione certi tipi di tensioni che ci possono essere. Ecco, i ragazzi lavoreranno su quello per essere più consapevoli e per comprendere come si instaurano delle relazioni sane, tranquille, dove ci si può parlare, dove si può dire quello che non funziona e dove c'è dall'altra parte le orecchie che ascoltano, no? Come diciamo noi, c'è comunque qualcuno che ti ascolta. Ecco, noi lavoriamo sui ragazzi, ma in parallelo vorremmo anche riuscire a mantenere comunque una comunicazione con i genitori che non sono presenti al camp, comunque per aiutarli, visto che noi dall'altra parte abbiamo avuto così qualche idea su quali possono essere quei punti di disaccordo, che sono poi in realtà sono sempre quelli, ma magari sullo studio una modalità rispetto all'altra. Ecco, magari avere quel momento di tempo per aiutare i genitori a calmarsi, tranquillizzarsi e anche loro a dire ok, bene, posso fare in questo modo per entrare in relazioni. Quali sono, ad esempio, le regole che da questo momento in poi io posso applicare all'interno della mia famiglia e soprattutto quei codici di comportamento, chiamiamoli così, per una buona relazione, sana relazione, per non creare dei conflitti o comunque quando ci sono, come posso fare per andare a risolvere questi conflitti. Quindi, sotto questo punto di vista, buona parte dell'esperienza è rivolta anche a questo tipo di adolescenti, adulti, genitori, adolescenti e adulti, come vivere una relazione il più possibile sana e costruttiva. Ecco, questa è la parte importante, che credo sia forse non tanto scontata, dove non ci sono tante altre situazioni che possono andare a lavorare in un ambiente protetto, in un posto straordinario come Baigno, presso l'Hotel Due Campi, Due Laghi, scusa, non ce ne sono tante delle situazioni che ci permettono di far sì che i ragazzi si lasciano andare, no? In gruppo, vivendo in gruppo tutte queste emozioni, ecco che le provano dal vivo e quando ritornano hanno una consapevolezza in più. Credo che sia davvero importante sotto questo punto di vista e anche molto utile, credo, ai genitori, no? Perché magari molte volte siamo disarmati di fronte a certi comportamenti, non sappiamo. Magari questi comportamenti noi li vediamo durante questa esperienza e ci rendiamo conto che sono dei comportamenti che hanno, diciamo così, una storia, che hanno bisogno di trovare delle orecchie che ascoltino. Magari sono cose che a noi magari possono sembrare banali, per un adolescente sono cose davvero molto importanti e solamente l'ascolto molte volte ci siamo resi conto che permette di risolvere, no? Di risolvere tutto questo. Quindi non c'è bisogno di formule magiche o di strategie, ma l'ascolto e il sostegno, perché ognuno di noi legge il sostegno di qualcun altro, la sicurezza, no? Che il genitore può dare, l'autorevolezza che un genitore può dare, la legge in modo diverso. Quindi basta a volte cambiare anche solamente qualche parola in quello che sto già facendo benissimo per riuscire a far sì che poi la relazione dia ancora più risultati e sia ancora più interessante e utile per tutti, no? Perché lo scopo poi, diciamocelo, di ogni esperienza, perlomeno quello che diciamo sempre anche in altri contesti, è quello di stare bene, no? Di sentirsi tranquilli, rilassati, di stare bene. Io credo che diciamo che questo aspetto sia quello di cui volevamo parlare oggi, credo che sia un aspetto importante.
come lo sono anche tutti gli altri aspetti che insieme durante questa esperienza portiamo avanti, come tu giustamente prima dicevi, il sistema di studio, quindi andare poi a vedere, lo vedremo la prossima domenica, perché lo chiamiamo sistema di studio innanzitutto, no? Perché non ci sono delle tecniche, ma ci sono delle consapevolezze anche nel sistema di studio, lo diciamo tutti i giorni, lo abbiamo portato avanti anche con altre collaborazioni per tanto tempo durante questo periodo di lockdown, cioè perché insistiamo nel dire che si tratta di un sistema di studio, non del metodo di studio. Okay? Quindi andremo a vedere il perché e come faremo a far sì che in solo una settimana i ragazzi abbiano l'opportunità di adottare il loro sistema di studio per studiare più serenamente, più velocemente e con maggior profitto. Quindi questo credo che sarà il secondo aspetto. Il terzo aspetto, che è la crescita personale, che già questo è crescita personale, no? Imparo, sono consapevole di come mi relaziono con i genitori, con gli adulti. Già questo è una grande crescita, no? Quindi già questo è cambiamento, perché sto apprendendo delle competenze, delle capacità, delle consapevolezze, quindi già questo mi fa crescere. Poi apprendo e metto a punto il mio sistema di studio, quindi anche qui imparo come funziono e quindi quali sono le cose che mi fanno stare bene, le sicurezze che mi permettono di apprendere nel modo migliore. E infine lo sviluppo personale sotto tanti punti di vista. Tu hai sottolineato quelli importantissimi che è la sicurezza online, la cittadinanza attiva, il rispetto delle regole, il rispetto del nostro pianeta. Proveranno, no? Abbiamo già fatto anche tante volte, la possibilità di sentire l'energia che c'è nella natura, no? L'incontro con l'energia che ci sta attorno, con la natura, con l'universo, con quella parte interiore che ci guida, no? E quindi credo che sia davvero importante che poi il tutto si può racchiudere in una settimana di alfabetizzazione emozionale, no? Cosa che manca tantissimo. Una volta arrivava dalla lettura, no? Moltissimi di noi si sono alfabetizzati grazie alla lettura, perché è lì dove io vado a provare, perché me la rappresento, o vivo delle situazioni emozionanti che mi permettono di crescere sotto questo punto di rinforzarmi, no? Di conoscere cose, come se io imparassi un linguaggio che mi permette di essere felice, di stare bene, di dare un senso al dolore quando arriva, di dare un senso alla paura, di dare un senso anche all'ignoto. Ecco, cosa che manca tantissimo nella nostra cultura, perché oggi viviamo in una cultura di immagini dove tutto è costruito. Il linguaggio del cinema sì, mi può emozionare, ma non mi insegna, perché non lo sto rappresentando io. È come quando io imparo a memoria una cosa o la apprendo e quindi la so fare. Sono due cose completamente diverse, che si assomigliano, ma sono diverse. Quindi, ecco, noi glielo faremo vivere. Lo faremo vivere perché la notte che dormiamo fuori, quando andiamo al lago, all'alba, perché gli facciamo incontrare il drago, insomma, sono tutte quelle situazioni che vanno verso l'aiutare i ragazzi a vivere, a sentire dentro che c'è un universo, c'è un mondo enorme dentro di loro, no? Che è un mondo che li aiuta ad essere felici, contenti, ma soprattutto sicuri, no? E ad apprezzare se stessi, perché credo che un'altra cosa che manca tanto oggi è quello di apprezzarci per ciò che siamo, no? Noi li ripetiamo sempre, loro lo ripetono mentre sono lì, il mantra, no? Questa frase, io mi amo, mi accetto e mi rispetto così come sono e mi merito il successo e la vita che voglio, e di tutto questo sono grato. E il nostro punto è forte, che loro ripetono, perché è così. Io credo che il benessere, la felicità, la tranquillità, la sicurezza si raggiunga quando mi rendo conto che mi basto. Okay? Ecco che allora tutto quello che desidero, voglio andare meglio a scuola, diventa naturale, perché me lo posso permettere, non è più una sfida.
no? Una sfida per dimostrare a qualcuno che vado meglio, perché dimostrare che ce la faccio. Credo che quello faccia parte del pre-quarantena, no? Sempre di più, quando ci parliamo ce ne rendiamo conto, no? Quella roba lì fa parte. Io credo che adesso abbiamo avuto delle consapevolezze nuove e credo che quello che conta è davvero quello che mi serve sul serio per stare bene. Non abbiamo niente da dimostrare a nessuno. Io credo che ognuno di noi è già abbastanza sufficiente a se stesso e agli altri così com'è. Ha solo bisogno di prendere dentro ciò che desidera. Quindi la scuola è qualche cosa, lo studio è qualche cosa che deve avere un senso, ecco. Quindi lo voglio fare perché mi interessa a me, perché mi dà questo, mi dà soddisfazione, eccetera, eccetera. La relazione uguale, insomma, tutto questo è l'insieme, appunto, della di E tu che drago sei. Credo che questo sia il messaggio che abbiamo cercato di mandare avanti in questi 6 anni e credo che rinnovato da tutte queste esperienze, da tutto quello che abbiamo raccolto in questi anni, le testimonianze, in cui magari possiamo anche rimettere, rispolverare e far vedere, no? Le abbiamo pubblicate durante questi anni, le interviste ai genitori, ma con modalità nuove, questo è il drago, il nuovo drago post-quarantena, no? Rinascere in qualcosa di diverso, completamente diverso, che tiene conto di ogni persona all'interno di una collettività, di un mondo che non può fare a meno di quella persona, come la persona non può fare a meno della collettività, no? Per essere insieme, anche perché abbiamo lavorato, continuiamo a lavorare su facciamo qualsiasi cosa insieme, parliamone insieme, studiamo insieme, no? È un messaggio che continuiamo a mandare fuori. Ecco, anche in questo caso credo, insomma, spero di avere così dato un'idea di quali sono le 3 parti, in particolare la prima, no, la relazione, che cos'è che offriamo come esperienza sia ai ragazzi sia ai genitori. Perfetto, direi che abbiamo, così siamo entrati nello specifico di questo primo punto e magari prima di salutarci possiamo ricordare a tutte le persone in ascolto o che ci ascolteranno che se doveste avere dei dubbi, delle domande, potete contattarci, quindi c'è l'indirizzo email info@studentevincente.com, ma potete sempre tenere presente anche questa diretta, magari commentare oppure scriverci tramite Messenger su Facebook. Siamo in diretta sulla pagina Studente Vincente, ma anche sull'imparare ad imparare l'arte del permetterlo, quindi fatevi sentire, non abbiate timore, siamo qui anche per rispondere alle vostre domande. E, detto questo, noi vi diamo appuntamento la prossima settimana. C'è un'altra cosa da dire? Prego, una mano alzata. No, io ho una domanda. Ha una domanda lei, mi dica. Sì, sì. La faccio io, non ce l'ha fatta nessuno finora. Ma quest'anno lo fate? Ah, questa è una domandona. Questa è una domandona. Allora, quest'anno direi di no. Quest'anno siamo in fase di progettazione e programmazione. Comunque sia, se dovessero esserci un numero tale di richieste che raggiungiamo il numero, so, io sono pronta per partire. Cioè, non so, guarda, io ho appena finito di sistemare tutte le valigie dove sono contenuti tutti i materiali, quello, bene, quindi. Infatti noi siamo pronti. Diciamo che anche noi, visto tutte le normative che ci sono, sì, abbiamo già preso contatto con l'Hotel Due Laghe, con la Cristina e Maurizio, quindi loro ci ospiterebbero ben più che volentieri. Assolutamente. Quindi anche lo spazio per comunque un numero di 20 ragazzi c'è. C'è molta incertezza un po' da parte di tutti. Diciamo che, sì, appunto, se davvero ci fossero delle richieste, sicuramente ci possiamo attivare, vedere se si può fare, se si può fare una data, se possiamo mettere insieme una data per fare un'esperienza. Dico che in fondo ci spero, però sono anche consapevole che ne parleremo, perché parleremo anche dell'altra esperienza, sei forte papà, no?
è dedicata a ragazzi e ai propri genitori, al proprio papà, non a tutti e due i genitori, ma solamente al papà, un'esperienza che ha alcuni aspetti diversi, alcuni aspetti simili, fatta sempre nello stesso spazio. Quindi, per ora non c'è programmato nulla, quindi, ma comunque se vi interessa avere delle dati più tecnici, no? I tempi, le modalità, insomma, i trasporti eventuali, costi, eccetera, fateci qualche domanda, insomma, vediamo un po' come possiamo rispondere. Però tutto quello che noi facciamo in questo momento, lo spirito che ci anima è vogliamo parlarne, che si faccia o no è uguale, ok? Quello che Però vogliamo fare è parlarne con voi, ecco, per non far sì che passi un anno senza fare questa esperienza, perché credo che sia importante anche parlarne, no? Poi, visto che abbiamo così in programma, come vi stiamo annunciando, tante modifiche anche strutturali rispetto a quello che è stato finora, quindi credo che siamo partiti con 3 giorni, poi abbiamo fatto di 4, poi di 5, poi adesso siamo una settimana, quindi stiamo cercando anche noi di trovare quella formula giusta che permetta davvero di vivere questa esperienza e di farne sì che diventi un'esperienza che poi guida i ragazzi verso il loro futuro, no? Che comunque rimanga un momento in cui ho appreso delle consapevolezze particolari. esattamente, quindi proprio per questo noi vi invitiamo, se c'è la richiesta, se avete delle domande, a contattarci perché è un modo anche per noi per renderci conto della risposta che c'è, quindi eventualmente, come diceva Fabio, organizzarci per questi mesi oppure organizzarci per i prossimi, insomma, però per avere un po' un'idea, no, di quello che pensate anche voi, perciò fatevi sentire, noi vi rispondiamo più che volentieri. Bene, se non ci sono altre domande, io No, no, direi no, che io faccio delle a domande. posto, bene, grazie per la partecipazione, la ringraziamo molto. No, va bene, allora, seriamente grazie a tutti per averci seguito fino qui. Noi ci vediamo domenica prossima alle 14:30, parleremo, come vi abbiamo accennato prima sia io che Fabio, del sistema di studio, quindi parleremo un po' di apprendimento, di imparare, di cambiare e vediamo. E ovviamente se ci sono delle domande ci ritaglieremo un momento per rispondere così ai vostri dubbi e chiarire alcuni punti. Bene, grazie a Ciao tutti, vi auguriamo una buonissima domenica e una buona settimana. ciao! Ciao!